Poteva evitare la restrizione ulteriore su Pasqua e Pasquetta? Qui bisogna riuscire a capire cosa hanno nella testa, perché andare avanti così credo sia impossibile, in tutti non c'è verso. Pasqua, Pasquetta, giorni normali, non è quel il problema di un giorno o due giorni di chiusura, è che ormai la situazione è drammatica. I banchi non ci sono, non aprono, la gente non c'è, è un disastro. Questa è l'unica parola che posso dire. Il comparto alimentare un po' lavora, per cui insomma non ci possiamo lamentare a confronto a chi è chiuso da un anno, insomma sarebbe cattiveria. Insomma c'è stato un po' più movimento prima della festa e insomma cerchiamo di andare avanti nonostante tutto. E noi nel commercio diciamo che abbiamo lavorato e dobbiamo stare zitti per quanto riguarda il nostro lavoro, però abbiamo anche tanti ristoranti, i nostri carissimi clienti, i nostri carissimi amici che è da mesi, mesi e mesi che non percepiscono stipendio e che sono veramente ormai arrivati al limite, e questo a noi ci dà molto dispiacere. La situazione è questa, però il problema è accentuato da questa gente che è incapace di prendere decisioni, perché vivono alla giornata così senza senso proprio, perché hanno il grosso difetto di non aver mai lavorato. Gli anni scorsi, i giorni di Pasqua, erano comunque una bella entrata, ecco. Diciamo che siamo arrivati a sto punto, è anche giusto sacrificarsi forse un pochino di più ora e sperare che a forza di vaccini e una buona stagione si riesca ad andare oltre a questo periodaccio.